Ascoltata la giornalista russa Irina Alexandrova, in merito all'incontro tenutosi all'Hotel Metropole dal presunto caso di corruzione di Gianluca Savoini, chi è Irina Alexandrova, la nota giornalista russa ascoltata dai pmmilanesi.il. Caso dell'Hotel Metropole, un incontro avvenuto il 18 ottobre 2018 e finito poi nel mirino degli inquirenti. Al summit, avvenuto all'Hotel Metropole in Russia, erano presenti sei uomini. Gianluca Savoini, all'epoca responsabile della Lega per i rapporti con Mosca, Gianluca Miranda, il consulente finanziario Francesco Vannucci e tre uomini russi, vicini al presidente Putin. Nell'incontro, durato un'ora e un quarto, si discutono le condizioni di un accordo che avrebbe dovuto portare 65 milioni di dollari nelle tasche della Lega. I russi avrebbero dovuto effettuare un mega sconto alla fornitura di greggio, soldi che il partito di Matteo Salvini avrebbe poi utilizzato per la campagna elettorale europea. Sul caso la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta, con l'accusa di corruzione internazionale. Chi è Irina Alexandrova, la giornalista russa ascoltata dai PM? Irina Alexandrova, come riporta anche La Stampa, è una giornalista russa. Nel luglio del 2018 moderò la conferenza stampa del leader della Lega, durante la sua visita ufficiale a Mosca. La giornalista ha fatto spesso da interprete negli incontri di Salvini e Savoini. È lei la prima testimone russa che i PM milanesi hanno voluto ascoltare per ricostruire la vicenda che vede coinvolti Gianluca Savoini, l'avvocato Miranda e l'ex bancario Vannucci. Irina Alexandrova, che lavora per l'agenzia di stampa russa TASS, lo scorso giovedì si è presentata spontaneamente in questura per ricostruire i rapporti con Savoini e l'associazione Lombardia Russia, di cui l'imputato era presidente. Come riporta anche Next Quotidiano, la stessa giornalista aveva ringraziato l'allora responsabile della Lega per aver organizzato l'incontro tenutosi il 16 luglio 2018. Intanto la Guardia di Finanza ha trovato una ventina di registrazioni nel telefonino dell'avvocato Miranda, che potrebbero rivelarsi utili ai fini dell'indagine.